Buongiorno, ci troviamo in diretta dal centro trasfusionale del Policlinico di Bari, dove avverrà la prima somministrazione del vaccino contro il Covid-19. Questa mattina alle 8 sono arrivate le prime 505 dosi di vaccino destinate alla Regione Puglia, sono state stoccate nel lab del Policlinico di Bari, nella farmacia, e poi le 6 auto aziendali delle varie ASL delle 6 province sono partite per portare le dosi negli ospedali e nelle province. I primi a vaccinarsi saranno gli operatori sanitari e gli operatori e gli ospiti dell'RSA pugliesi. In questo momento stanno per arrivare i medici e gli infermieri con le prime dosi di vaccino, saranno vaccinati 3 operatori sanitari, 3 donne, sono una dottoressa della rianimazione, un infermiere e un medico specializzando del pronto soccorso del Policlinico di Bari. Questo è il professor Silvio Tafuri, che fa parte del nucleo aziendale sulle vaccinazioni. Professore, qui ci sono le dosi di vaccino. Il vaccino è stato preparato stamattina, la prima fiala è stata pronta alle 8.53 da parte del farmacista addetto alla clinica, adiuvato dal personale del punto di vaccinazione ospedaliero. Le altre fiale sono state pronte alle 8.55 e alle 8.59. Sono state confezionate all'interno di buste, la procedura è stata completamente sterile, è stata registrata all'ora di fine preparazione. Da quel momento le fiale sono a temperatura ambiente perché sono pronte per essere somministrate e dovranno essere somministrate entro 6 ore dalla preparazione. Noi nel nostro caso le somministreremo nella prossima mezz'ora, quindi nell'ambito dell'intervallo di validità abbondantemente. Nel frattempo è in corso la preparazione delle altre fiale che verranno utilizzate per la vaccinazione nella giornata odierna. Tutte le operazioni sono rigorosamente registrate secondo un modello di procedura che è stato elaborato dalla farmacia. Grazie, adesso seguiremo tutte le fasi di preparazione e di somministrazione dei primi vaccini al Policlinico di Bari. Ci saranno le prime 3 vaccinazioni e a seguire in tutto saranno 30 e sono 3 operatori scelti per tutti i 10 reparti che sono in prima linea nella lotta al Covid. In questa prima giornata di vaccinazione, in questo V-Day, sono presenti anche l'assessore alla sanità della Regione Puglia, il professor Pierluigi Lopalco, il commissario straordinario del Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli, e il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro. Non mettete mani. Ecco, stiamo vedendo in diretta proprio le prime dosi di vaccinazione. Lo avevamo annunciato e qui con noi anche l'assessore alla salute della Regione Puglia, il professor Pierluigi Lopalco, che già ieri ha annunciato questo sarà il giorno della svolta nella lotta alla pandemia. Perché? Ma possiamo dire appunto l'inizio della fine del coronavirus, mettiamola così. È solo l'inizio. Però è un inizio importante, è una giornata simbolica perché la lotta a questo virus è partita contemporaneamente in tutta Europa, contemporaneamente in tutta Italia, contemporaneamente in tutte le province pugliesi. Quindi oggi sarà anche per noi un test, una giornata test per verificare appunto il funzionamento della macchina organizzativa della campagna vaccinale. La prima fase della campagna vaccinale inizierà nei prossimi giorni, man mano che arriveranno i quantitativi di vaccino necessari per vaccinare le prime 95.000 persone, operatori sanitari e ospiti delle RSA. A oggi quanto è stata l'adesione da parte degli operatori sanitari che sono appunto i primi a ricevere il vaccino? Per ora è molto buona, abbiamo 50.000 adesioni già segnalate sul nostro sito. Ricordiamo ai colleghi che fino alla fine dell'anno, quindi fino al 31 dicembre, potremo continuare a prendere le adesioni. C'è ancora spazio, c'è ancora capienza e quindi chi vuole vaccinarsi per favore si segnali sul sito, perché dovremo ovviamente per motivi organizzativi chiamare nominalmente tutti coloro che si sono prenotati. Oggi al Policlinico di Bari la prima somministrazione, nel frattempo però sono partite altre 6 auto aziendali dirette verso le 6 province pugliesi. Che cosa accadrà nelle altre città pugliesi? Ma nelle altre città pugliesi accadrà esattamente quello che sta accadendo qui, quello che vedremo qui in diretta. Il vaccino sarà preparato, sarà diluito, si prepareranno appunto le singole dosi e si somministreranno ad una rosa
di persone, personale sanitario e ospiti di RSA, cioè quelli che sono i target della prima fase della vaccinazione. Grazie Assessore, vediamo adesso le fasi, c'è il professor Silvio Tafuri che ha portato le prime tre dosi. Come ho già ribadito, possono permanere a temperatura ambiente, anche perché devono essere somministrati a temperatura ambiente. Adesso provvederemo al colloquio anamnestico con la dottoressa Dalfino al fine di, diciamo, di farle sottoscrivere il consenso informato necessario, dopodiché si provvederà alla prima somministrazione della vaccinazione. Va bene? Ecco, vediamo adesso quindi tutte le fasi, il consenso informato che sarà firmato dalla dottoressa Lidia Dalfino, che ha accettato di essere la prima a sottoporsi alla vaccinazione nella Regione Puglia ed è la responsabile Covid della terapia intensiva del Policlinico di Bari. Subito dopo di lei sarà il turno di Lucilla Crudele, una specializzanda in servizio al pronto soccorso del Policlinico. Tra poco. Quelle che vedete sono le immagini all'interno del centro trasfusionale del Policlinico di Bari, dove è in corso in questo momento il consenso informato. Tra poco la dottoressa Lidia Dalfino, ecco, adesso sta firmando il modulo di accettazione per essere sottoposta al primo vaccino per il Covid-19. Sono arrivate, ricordiamo, questa mattina le prime 505 dosi di vaccino che saranno distribuite in tutta la regione Puglia. E normalmente il vaccino viene trasportato e conservato a una temperatura tra 60 e 80 gradi, però in questo caso, siccome si tratta di dosi che verranno somministrate in giornata, è stato già scongelato e ricostituito e può permanere a una temperatura compresa tra 2 e 8 gradi per 4 giorni.
Ecco, adesso sta per essere somministrato il primo vaccino, c'è l'infermiera che è della clinica di medicina interna universitaria Murri. Ricordiamo che il vaccino viene somministrato attraverso un'iniezione intramuscolare nel deltoide, iniezione che viene effettuata da infermieri e assistenti sanitari sotto la supervisione del personale medico specialista in igiene e medicina preventiva con competenze specifiche in vaccinologia. Dottoressa Dalfino, solo una battuta prima di questa somministrazione, emozionata, è la prima in tutta la Puglia. Finalmente è arrivato questo momento, è davvero un grandissimo sollievo essere qui, grandissimo. Lei in questi giorni ha detto: se tutti avessero visto quello che ho visto io all'interno della terapia intensiva non avrebbero più dubbi sull'efficacia e sulla necessità del vaccino. È così. Io, come tutti coloro i quali lavorano in area Covid, siamo straconvinti che questo sia un giorno di svolta. La speranza è che lo comprendano tutti e che si aderisca in massa a questa campagna vaccinale. Grazie alla dottoressa Lidia Dalfino, che ricordiamo è la responsabile Covid del reparto di terapia intensiva del Policlinico di Bari. Il diario dei prossimi appuntamenti per quanto riguarda sia la seconda dose che riceverai il 19 gennaio 2021, sia dei controlli sierologici che l'azienda policlinica ha programmato. Okay. Va bene? Grazie mille. Ok, grazie a te. Brava Lidia. Evviva. Brava Lidia. Le prime parole che ha detto la dottoressa Dalfino: evviva! Evviva, evviva, direi due volte. Siamo anche con il commissario straordinario del Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli. Oggi il Policlinico ha un ruolo importante, l'hub di distribuzione del vaccino regionale. Eh sì, abbiamo già provveduto dalle 8, anzi da un po' prima, dalle 7 e mezza ai vari preparativi. È stato particolarmente interessante vedere come l'organizzazione ha funzionato. Tutte le macchine sono partite entro mezz'ora dopo l'arrivo dei vaccini scortati dall'aeroporto di Palese. E ha funzionato tutto bene. È un buon segno, un buon viatico per l'organizzazione sistematica che l'azienda Policlinico, come le altre aziende, i Policlinici di Foggia, gli altri ospedali, faranno. Fra l'altro il Ministero ha puntualmente codificato e la Regione ha rilanciato un'organizzazione di dettaglio dei punti vaccinali. Nulla deve essere lasciato al caso e tutto deve servire per amplificare l'adesione e la risposta al vaccino.
delle categorie esposte come gli operatori sanitari che sono anche testimonial della vaccinazione, ma anche delle categorie a rischio. Oggi con Lidia, che ho rivisto dopo qualche tempo che la vedevo, inizia un percorso, anche gli altri colleghi che vedo pronti per questa vaccinazione, e so che in contemporanea sta avvenendo un emozionante, ma come dire, scientificamente emozionante, mi permetto di sottolinearlo, momento come questo. Dobbiamo insistere subito dopo Capodanno e entrare nella fase ordinaria, la più grande vaccinazione di massa della nostra storia. Una scelta simbolica quella del Policlinico oggi, di vaccinare un medico, una specializzanda e un'infermiera, tutte e tre le categorie che lavorano all'interno dei reparti Covid. Sì, ho visto che anche tutte le altre aziende si sono orientate, tutte le categorie ovviamente hanno rischi più o meno sovrapponibili. Ho visto che vi è una prevalenza anche di donne rispetto a operatori di sesso maschile. Non penso sia una risposta spagnoleggiante, penso che sia proprio una conferma della forte presenza e di grande rilievo, di grande importanza che le operatrici sanitarie stanno dando al sistema sanitario regionale, un fatto statistico oltre che assoluto. E quindi sì, diverse categorie, diversi simboli, tutti però orientati per questo grande sforzo che dovremo mettere in campo tutti quanti. Grazie al commissario straordinario del Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli. Dottoressa Dalfino, adesso diciamo è fatta. È fatta, sì. È fatta, spero sia davvero l'inizio di un percorso, diciamo, a gran passo. Voi siete sempre entrati bardati con mascherine e tute all'interno del reparto, ma adesso si sentirà più tranquilla ad entrare nel reparto per curare i malati Covid? Beh, nell'immediato sicuramente no, non cambierà nulla nel mio approccio al lavoro. Da un punto di vista emotivo probabilmente col passare del tempo sì, sarà un po' più rilassata. Tutto dipenderà da quello che fanno gli altri sostanzialmente. Più alta sarà l'adesione, più tranquilli saremo noi. Grazie alla dottoressa Lidia Dalfino che insomma ha rivolto questo appello a tutti gli operatori sanitari e non solo a tutti i cittadini a vaccinarsi. Adesso è il turno della specializzanda Lucilla Crudele, che è in servizio al pronto soccorso del Policlinico di Bari, che sarà la seconda a ricevere la dose di vaccino contro il Covid-19. Ecco, l'avevamo annunciato, c'è anche il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, il dottor Vito Montanaro. Questi sono i primi passi, ecco, ci voltiamo così vediamo anche insomma tutta la sala in cui saranno somministrati i vaccini, i primi tre vaccini oggi. Questi sono i primi passi, i primi tre passi, poi ci saranno tutti quelli successivi. Come si è organizzata la macchina della Regione Puglia? Ci saranno migliaia di passi. In prima battuta vaccineremo 95.000 soggetti. Poi proseguiremo con le altre categorie a rischio rispetto a quelle che ha indicato in prima battuta il Ministero della Salute. Penso che nei prossimi mesi riusciremo a vaccinare diverse centinaia di migliaia di pugliesi. Quindi la macchina organizzativa deve essere perfetta, non si può sbagliare nulla, anche perché ci sono delle regole alle quali bisogna soggiacere, che sono alla base dell'organizzazione. Ma sulla base dei primi numeri, questa vaccinazione rappresenterà uno scudo per tutti i pugliesi contro il Covid? Si riuscirà pian piano a svuotare gli ospedali e a diminuire i contagi? Questo è l'auspicio. Noi crediamo che la scienza negli anni abbia fatto passi da gigante, lo ha dimostrato anche nella
predisposizione, preparazione e commercializzazione di fatto del vaccino anti-Covid in tempi davvero record. A memoria credo che non ci siano precedenti. Le nostre aspettative sono evidentemente legate all'immunità di gregge che potremo raggiungere con i vaccinati, ma non dobbiamo dimenticare che nell'attesa che ciò accada dobbiamo continuare a rispettare le regole di base, che sono il distanziamento e la mascherina. La mascherina vale quanto un vaccino in questo momento. È difficile fare una stima sui tempi che ci vorranno per superare l'emergenza. È difficile, ma noi confidiamo che nel corso dei prossimi 6-7 mesi si possa vaccinare il maggior numero di cittadini pugliesi e quindi di raggiungere quella che viene definita immunità di gregge nel giro di poco tempo. Grazie, grazie al dottor Vito Montanaro. Adesso vediamo ancora in corso la firma del consenso per l'accettazione alla vaccinazione da parte della dottoressa Lucilla Crudele, che è specializzanda al pronto soccorso del Policlinico di Bari, che sin dai primi mesi è stata in prima linea nella lotta al Covid, anzi è proprio una delle specializzande che è entrata in servizio in reparto proprio con questa emergenza. Dottoressa Crudele, è emozionata anche lei? Molto emozionata, soprattutto di essere testimone di un evento così importante per la nostra vita, non solo come medici ma come cittadini, quindi è veramente un orgoglio essere qui oggi. Lei non ci ha pensato due volte quando la Regione Puglia ha pubblicato, insomma, sul portale tutte le informazioni per iscriversi e aderire alla campagna di vaccinazione? No, assolutamente, perché così come abbiamo chiesto ai nostri pazienti di fidarsi di noi in questi mesi, adesso siamo noi che dobbiamo fidarci di chi fa questo mestiere da sempre e soprattutto di un sistema che ci garantisce sicurezza e affidabilità. Quindi da qualcuno bisognava iniziare, è giusto che si inizi proprio da noi, perché vogliamo essere testimoni con i cittadini della sicurezza e dell'efficacia di questa vaccinazione. E questo invece è il calendario per i prossimi appuntamenti, sia la data della prossima somministrazione che il monitoraggio sierologico nei 12 mesi successivi alla vaccinazione. Grazie. Dottore, ci spiega perché ci sarà un richiamo, ci sarà una seconda iniezione? Perché questo vaccino prevede un calendario a due dosi da somministrare ad almeno 21 giorni di distanza, quindi noi, per mantenere fisso già il calendario, nel momento in cui facciamo la prima somministrazione diamo già il calendario che prevede poi, oltre alla seconda dose, anche il monitoraggio sierologico e quindi un monitoraggio che deve essere fatto al tempo zero, dopo un mese, dopo due mesi e a 12 mesi dalla vaccinazione. Questo per valutare quello che è il titolo anticorpale, se questa immunità si mantiene nel tempo, cosa che noi ovviamente ci auguriamo.
Grazie. Dottoressa, lei si sentirà più tranquilla adesso di entrare in reparto? Sì. Protetta? Aspettiamo la seconda dose per l'immunità, come mi spiegavano. E sì, più protetti e anche più vicini ai pazienti a questo punto. Non avremo più la barriera che in questi mesi ci ha tenuto distanti. Lei ci ha messo la faccia, convincerà anche tutti i suoi amici, i familiari a sottoporsi alla vaccinazione, chiaramente quando sarà poi il turno di tutti gli altri dopo gli operatori sanitari e dell'RSA? Assolutamente sì, come facciamo con la campagna antinfluenzale annuale. E in questo caso ancora di più, perché vaccinandoci proteggiamo anche chi non potrà fare il vaccino, penso ai bambini, penso agli immunodepressi, quindi è una responsabilità verso noi stessi ma verso i più fragili. Grazie, grazie alla dottoressa Lucilla Crudele. E ci sarà adesso la terza vaccinanda, l'infermiera Anna Ventrella, in servizio al pronto soccorso del Policlinico di Bari. Lei rappresenta oggi qui la categoria degli infermieri. Che messaggio vuole lanciare a tutti i suoi colleghi? Intanto credo sia assolutamente una rinascita, perché dopo mesi di tanto buio, considerando che da marzo viviamo questa condizione, io vorrei aprire un attimo le porte a questa nuova speranza e quindi questo tunnel che credo sia la fine, vediamo un attimo la luce un po' per tutti. Qui vorrei essere un inizio e uno stimolo per tutti. Voi siete in servizio al pronto soccorso e quindi siete un po' la prima linea, la frontiera della malattia, avete visto un po' di tutto in questi mesi e quindi forse vi siete resi conto dell'importanza di sottoporsi subito alla vaccinazione? Assolutamente sì, anche perché è stata così veloce, hanno così realizzato questo farmaco che per quanto ci riguarda sembra poter sconfiggere un attimo questa condizione drammatica, un po' per i giovani ma soprattutto per gli anziani, perché abbiamo visto tanto tanto in questo periodo che vorremmo non vederlo più. Grazie, grazie. Adesso ci sarà quindi la terza vaccinazione, sarà l'infermiera Anna Ventrella in servizio al pronto soccorso del Policlinico di Bari a sottoporsi, e a seguire ci saranno in tutti gli altri ospedali e in delle province, negli ospedali e nelle strutture sanitarie delle 6 province pugliesi, le altre vaccinazioni. I primi, ricordiamo, secondo il calendario stabilito dalla Regione Puglia, saranno a sottoporsi al vaccino saranno gli operatori sanitari in servizio soprattutto nei reparti Covid, ma non solo, in tutte le strutture sanitarie, e poi gli operatori e gli ospiti delle RSA pugliesi. Abbiamo ancora il professor Pierluigi Lopalco. Insomma, è fatta, il primo commento della dottoressa Dalfino è stato evviva. Ma sicuramente, io credo che il sentimento, insomma, che è prioritario in questo momento è un sentimento di soddisfazione, di emozione. E appunto è il momento della ripartenza, come dicevamo, è l'inizio della fine della pandemia. È però, come dire, un inizio che ci porterà a tutta una serie di eventi che si svolgeranno con i tempi giusti. Non dobbiamo dare in questo momento, sicuramente siamo tutti entusiasti, però non dobbiamo neanche dare l'illusione che con 500 dosi di vaccino si sia risolto il problema. Il problema non si risolverà neanche a gennaio, quando arriveranno 95.000 dosi di vaccino. Quelle 95.000 dosi di vaccino ci serviranno per mettere in sicurezza chi? Operatori sanitari e gli anziani ospiti delle RSA. Sono le categorie più esposte da una parte e più a rischio dall'altra. Quindi quello sarà il primo gradino di una scala che dobbiamo percorrere. È un percorso che potremo portare avanti appena avremo un quantitativo di vaccini sufficiente. Perché per il momento sul panorama abbiamo soltanto due aziende, una che ha già avuto l'autorizzazione, il vaccino che stiamo utilizzando oggi, un'altra che avrà l'autorizzazione in questi giorni, quindi abbiamo soltanto due produttori. Capite bene che per il continente europeo centinaia di milioni di persone sono troppo poche ancora, quindi dobbiamo aspettare che altre aziende arrivino allo stesso traguardo, ad avere l'autorizzazione all'utilizzo, in maniera ad avere quel numero di dosi sufficiente per poter vaccinare milioni di italiani. Ecco, diamo anche un'informazione a tutti i pugliesi. Subito dopo gli operatori sanitari e gli ospiti dell'RSA, a chi toccherà? Come si procederà per individuare le categorie che hanno la priorità? Le categorie prioritarie sono già state individuate dal Ministero della Salute. Si andrà con un criterio di età.
cioè saranno prima vaccinati i più anziani, cioè quindi si partirà dopo aver chiaramente vaccinato tutti gli ospiti RSA, tutti gli anziani che stanno a casa, poi dagli 80 anni in giù, e poi via via si andrà giù per età e per categorie di rischio. Noi sappiamo che chi ha una condizione di rischio deve essere vaccinato prima degli altri. Dopodiché si passerà alle altre categorie, quelle persone che professionalmente sono magari più esposte al contagio. Fra queste ricordiamo gli insegnanti. Il personale scolastico sarà fra il personale che sarà vaccinato prima degli altri. E poi via via giù. E molti mi chiedono, ma i ragazzi, i bambini, i giovani? Ecco, i giovani e i bambini saranno gli ultimi ad essere vaccinati. Innanzitutto perché? Perché durante la sperimentazione di questi vaccini potete immaginare che non sono stati compresi i giovani, quindi per esempio questo vaccino può essere utilizzato dai 16 anni in su, non può essere utilizzato nei ragazzini. Quindi prima di poter avere un vaccino che potrà essere utilizzato anche in età pediatrica dobbiamo aspettare qualche mese. E poi lo sappiamo che i bambini e gli adolescenti non sono persone a rischio di sviluppare malattia grave. Loro saranno importanti in una fase di vaccinazione, saranno importanti per poi bloccare definitivamente la circolazione del virus, ma qui stiamo parlando già di una fase 3 o 4. Nelle prossime fasi, prima quelli che possono avere una malattia grave dopo l'infezione da coronavirus. Lei si vaccinerà? Io spero di essere il primo a vaccinarmi appena inizierà la fase 1. E ci dobbiamo vaccinare, io sono un medico, il medico deve dare l'esempio, i medici devono dare l'esempio. Un medico che rifiuta la vaccinazione non è degno di questo mestiere. Grazie all'assessore della Regione Puglia Pierluigi Lopalco, il professor Pierluigi Lopalco, e adesso vediamo l'ultima delle tre vaccinazioni, delle prime tre vaccinazioni che avvengono oggi nella Regione Puglia. A seguire si procederà in tutte le altre strutture sanitarie e gli ospedali pugliesi. Ricordiamo che alle 8 questa mattina sono arrivate le prime 505 dosi di vaccino che sono state poi prese e portate in tutte le 6 province pugliesi dalle auto aziendali delle ASL. Ci siamo. L'emozione è tanta, per tanti motivi sono contenta, non vedo l'ora a questo punto di farlo. I suoi colleghi lo faranno? Assolutamente sì, è chiaro che c'è sempre tanto discutere su queste prime iniezioni, su questa prima, però è chiaro che saranno tutti ben disposti a farlo, anzi, non vedono l'ora anche loro. Grazie. Grazie a voi. Le consegno il certificato, quindi l'attestato di vaccinazione, e dietro una sorta di calendario con delle date molto importanti da tenere a mente e diciamo cercando di rispettarle il più possibile, perché la seconda dose di vaccino a partire dal 21° giorno, a partire da oggi, e una serie di prelievi seriati a un mese, a 2 mesi, 6 mesi e 12 mesi, per valutare quella che è la situazione anticorpale ai fini appunto clinici di questa vaccinazione. Grazie. Il suo. Grazie. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Abbiamo visto quindi l'ultima delle prime tre vaccinazioni.
l'infermiera in servizio al pronto soccorso Anna Ventrella, prima c'è stata il medico Lidia Dalfino, la specializzanda Lucilla Crudele. Si conclude questa prima fase, ne inizierà un'altra, insomma quella ordinaria, in cui avranno tutte le altre vaccinazioni. Sono 30 i medici e gli operatori sanitari che si vaccineranno oggi al Policlinico di Bari, 505 in tutta la regione. Lei è l'ultima, insomma, un appello che lancia a tutti i cittadini e non solo ai suoi colleghi. A tutti i cittadini di recarsi, intanto c'è il sito della Regione Puglia sul quale ci si può iscrivere per facilitare anche ed evitare assemblamenti. Quindi io vi invito ad entrare nel sito, di cliccare, di iscrivervi e di quanto prima recarvi per somministrazione di questo vaccino. Ce la faremo, questo è il monito che nasce da marzo e continua ad essere, e direi che quasi ce la stiamo facendo, ce l'abbiamo fatta. Grazie Anna Ventrella. E allora chiudiamo questa prima diretta, insomma questa prima giornata di vaccinazioni, le prime tre appunto al Policlinico di Bari nel centro di medicina trasfusionale, dove peraltro sono custoditi i frigoriferi che nei prossimi giorni custodiranno anche tutte le altre dosi che arriveranno in Regione Puglia. Assessore, l'infermiera ha detto insieme ce la faremo, quindi probabilmente insieme si può costruire questa immunità di gregge per proteggerci dal Covid. Ma l'abbiamo già detto, questa è soltanto la prima fase. È solo l'inizio. Per il momento l'appello è rivolto a tutti gli operatori sanitari. Sono gli operatori sanitari che devono andare sul nostro sito, sarà aperto fino al 31 dicembre per prenotare la vaccinazione. Chiunque si prenota poi sarà chiamato in ordine per fare il vaccino nelle diverse sedi. Ricordiamo che in tutta la regione noi abbiamo definito 11 siti di stoccaggio. Sono 11 siti di stoccaggio, tutti dotati di frigoriferi meno 80. Quindi quello che abbiamo visto qui oggi nello stesso momento si sta svolgendo in ogni provincia della nostra regione. È un test che dimostrerà appunto a fine giornata faremo una riunione, faremo un tavolo di epicrisi per valutare tutti gli aspetti organizzativi. E il Presidente Emiliano ci sta seguendo in tutta questa organizzazione. E colgo anche adesso l'occasione per ringraziare tutti. E le forze dell'ordine, tutto il personale amministrativo, gli autisti che si sono mossi da Lecce, da Foggia e che sono venuti qui a prendere i vaccini, a ridistribuirli, tutto il personale sanitario, gli assistenti sanitari, i medici, gli infermieri, insomma tutti coloro che non oggi, ma da oggi in poi saranno gli attori di questo grande evento che è la campagna di vaccinazione contro il Covid. E ricordiamoci che, come ogni evento, il successo di un evento non è mai il successo di una persona, non è mai il successo di un attore, ma è il successo di una squadra. Noi ce la stiamo mettendo tutta come servizio sanitario regionale per organizzare al meglio la campagna. Poi ci servirà un altro elemento, che è l'adesione. Io spero che tutti gli operatori sanitari che sono stati chiamati a vaccinarsi rispondano a questo appello. E dopo gli operatori sanitari che rispondano a questo appello i cittadini, le persone anziane, le persone più deboli, e poi via via scalare tutti gli altri. Dobbiamo davvero porre questa muraglia nei confronti del virus, e la muraglia nei confronti del virus si chiama vaccinazione. È una rinascita, come insomma recita quello slogan e quella primula. Beh sì, il simbolo del fiore è un simbolo importante, il simbolo della primavera. Però ricordiamoci che prima di arrivare alla primavera ci abbiamo di mezzo un inverno. Questo inverno sarà purtroppo ancora un inverno duro, un inverno in cui dovremo stare con queste qui addosso, continuare a tenere altissima la guardia ed essere molto, molto prudenti. Tutti insieme sono sicuro che ce la potremo fare. Grazie all'assessore Pierluigi Lopalco. Chiudiamo questa diretta del V-Day con proprio questa immagine della primula che rappresenta un po' la rinascita.